ci allarghiamo, ragazzi, lo spazio c'è. Dateci il via, così partiamo. Chi ha bisogno? Fai qualcuno le domande? Allora, sindaco, questa è un'ulteriore presentazione, ne ha già fatto una alla Mezza Terme, adesso perché oggi cosa c'è di nuovo che ci vuole raccontare a Catanzaro? No, questo è l'avvio della costituzione di questi comitati civici, ecco, proprio nell'esaltazione del civismo, sono degli strumenti che ci consentono di interloquire direttamente con i cittadini, quindi di ampliare la base della partecipazione. Sui territori porteremo le nostre idee, queste idee potranno essere in qualche modo recepite anche da chi vuole condividere questo progetto politico, e così insieme potremmo costituire una proposta unica. Ci deve dire le elezioni, pensa che potrebbe cambiare qualcosa per quanto riguarda la conferma della sua candidatura? Ma la conferma della mia candidatura anche viene riaffermata oggi, proprio nel senso di portare avanti questo progetto politico che condivide, come abbiamo visto anche alle ultime elezioni, quelle comunali, condivide una base di partecipazione popolare ampia, al di fuori anche di quella che è una logica che di solito avviene all'interno delle strategie dei partiti. È un progetto inclusivo, per cui noi aspettiamo sempre anche l'adesione degli altri, però nel frattempo andiamo avanti, perché penso che forse una delle negatività che c'è stato in passato è proprio quella di essere arrivati alla guida della regione impreparati. Oggi noi abbiamo già da tempo, stiamo lavorando su un progetto, abbiamo delle idee, le vogliamo condividere, vogliamo far partecipare i cittadini, credo che questo sia lo strumento essenziale. Cosa vuole dire a lei, Fratelli d'Italia in particolare, visto che sono le due forze alleate che ancora non si sono espresse? Sì, ma questo fa parte della logica, della discussione politica. In tutte le altre regioni d'Italia è avvenuto così, cioè alla fine la condivisione c'è stata sempre all'ultimo momento utile. Noi siamo partiti da prima sulla base di una discussione che c'è già stata a livello nazionale, che indicava nella ripartizione delle varie candidature politiche la Calabria, Forza Italia mi ha designato come candidato ufficiale, però oggi andiamo oltre, cioè noi oggi vogliamo portare la proposta politica direttamente sui territori con comitati civici per esaltare questo senso di civismo, perché un progetto politico secondo me va condiviso e va preparato prima, non possiamo aspettare all'ultimo momento. Italia, non c'è nessun accordo nazionale, comunque lei continuerà in ogni caso, cercherà di unire la coalizione, andrà avanti anche se loro non ci saranno. No, Forza Italia mi ha designato come candidato Lega e Fratelli d'Italia, voglio dire, hanno già condiviso un accordo nazionale che indicava la Calabria a Forza Italia, però a prescindere da questo, ripeto, il nostro è un progetto politico inclusivo, per cui io ho anche molti amici, persone che apprezzo e stimo in questi partiti, quindi non vogliamo assolutamente rompere nessun tipo di prospettiva futura di unità del centrodestra, però vogliamo anche andare avanti in una logica appunto di preparare un progetto politico che abbiamo in mente, che stiamo divulgando e che vogliamo partecipare direttamente ai cittadini sui territori. La scelta di Catanzaro per presentare la costituzione dei comitati non sembra casuale? No, Catanzaro è la città capoluogo della regione, è giusto che abbia centralità nel discorso che noi stiamo realizzando nel progetto politico che ci vede protagonisti, siamo tutti calabresi e quindi è giusto partire con questa idea di diffusione di questo progetto politico da Catanzaro, che è il capoluogo della provincia e che ha appunto, non dico che ha la necessità, ma è giusto che voglio ribadire questa centralità della città. Quali sono le sue proposte concrete per la regione Calabria se fosse realmente candidata come regione? Noi abbiamo in mente un grande progetto di investimenti, perché solo con gli investimenti si può portare sviluppo e crescita in questa regione.
questo progetto di investimento deve essere incentrato su varie opportunità, su varie vie. La prima via è quella che ho sottolineato, la via ecologica, che ci vede impegnati tutti in prima persona come cittadini calabresi, come padri di famiglia. Cioè in Europa hanno già da tempo, voglio dire, sposato questa politica ambientalista che produce anche occupazione e sviluppo, non è soltanto una politica di difesa, diciamo, del nostro territorio, della nostra bellissima Calabria. Poi c'è la via tecnologica, abbiamo possibilità in settori che non sono quelli tradizionali di poter sviluppare un'industria, no? Che ci può vedere protagonisti proprio accanto ai nostri giovani, che sono tanti, al nostro capitale umano e sociale, alle nostre università che sono specializzate nella tecnologia, nella robotica. Possiamo fare tante start-up nel campo della salute, del benessere, possiamo lavorare nel dissesto idrogeologico, possiamo lavorare nell'agricoltura di precisione che valorizzi i prodotti di eccellenza, i prodotti biologici. Quindi possiamo lavorare moltissimo anche sul turismo. La Calabria ha le grandi opportunità che una regione come la nostra offre, con 800 km di costa, 3 parchi nazionali, il più grande parco archeologico del mondo, ha soltanto meno di 2 milioni di turisti stranieri all'anno. Ci sono regioni che sono molto più piccole di noi, hanno meno risorse ambientali e culturali, eppure hanno decine di milioni di turisti stranieri all'anno. Ci sono isole della Spagna che hanno 90 milioni, noi abbiamo soltanto meno di 2 milioni. Cioè, c'è un'opportunità di crescita in questo settore che è esponenziale, che può produrre ricchezza diffusa sul territorio per soli 2 milioni di abitanti. Noi dobbiamo ovviamente impegnarci anche nelle emergenze, in quella sanitaria, in quella dei rifiuti. Voglio dire, una regione come la Calabria, che ha meno di 2 milioni di abitanti, un territorio così vasto, è paradossale che abbia un'emergenza rifiuti per decine di anni, così come un'emergenza sull'acqua. Qui la regione non ha fatto neanche gli impianti di smaltimento. La Calabria ha città medie dove si può fare una raccolta differenziata di qualità, perché la raccolta differenziata nelle città di 60, 70, 100.000 abitanti, 150.000 abitanti è molto semplice farla, e tutto il resto del residuo si può smaltire. Non sono i comuni comunque. Il problema non sono i comuni, il problema è la regione che non mette a disposizione gli impianti di smaltimento e i centri di trattamento, diciamo, dei rifiuti differenziati. Quindi noi pensiamo che ci sono città che hanno 3-4 milioni di abitanti, la Calabria 2 milioni di abitanti, è un territorio molto più vasto e non riesce a risolvere questo problema. Ci sono città che hanno 30 milioni di abitanti, come fanno a gestire il ciclo dei rifiuti? Quindi sono tutti problemi risolvibili, non solo. Da questi problemi e da queste criticità si può trarre l'opportunità per creare anche crescita economica, perché il ciclo dell'acqua, il ciclo dei rifiuti, le energie rinnovabili, sono tutti settori in cui, voglio dire, si può investire. E la sanità invece? La sanità è un'emergenza grave per il territorio, per come è stata gestita negli anni. Oggi è commissariata e noi dobbiamo collaborare con il commissario. Ovvio che il commissariamento non deve essere eterno, però non dobbiamo avere, ecco, questo atteggiamento di ribellismo. È chiaro che noi dobbiamo investire anche lì sugli ospedali nuovi, sono sempre stati annunciati questa costruzione degli ospedali, non sono mai stati realizzati. Un ospedale è una macchina tecnologica, e quindi noi dobbiamo mettere a disposizione dei tanti operatori sanitari, dei medici, le strutture e le tecnologie che servono per poter curare bene i pazienti. Poi dobbiamo ovviamente investire sulla prevenzione, lo facciamo già nelle città. Pensiamo che gli stili di vita cambiano anche la natura dei luoghi. Negli anni passati la gente lì ha puntato per esempio sulle automobili, oggi la gente che vive nelle città vuole stare in posti sani, dove, voglio dire, non c'è un inquinamento ambientale. E chi si occupa di salute e chi si occupa di città devono essere alleati, perché è chiaro che la prevenzione primaria e i percorsi di invecchiamento attivo si fanno nelle città. Poi dobbiamo prevenire, diciamo, soprattutto sulle malattie oncologiche, su quelle cardiovascolari, dobbiamo diffondere questa coscienza e questa idea, diciamo, della prevenzione, che da noi non è assolutamente seguito. Sindaco, per quanto riguarda la vicenda giudiziaria, lei pensa che potrebbe rappresentare un pericolo? Ma guardi, io ho fatto il sindaco per 8 anni, come sai in Italia un amministratore
può essere, se ha il coraggio, abbiamo portato avanti progetti a Cosenza per oltre 400 milioni di euro, abbiamo fatto tantissime attività anche in questo campo ecologico, siamo diventati dagli ultimi posti come le altre città calabresi, siamo arrivati al quinto posto in Italia nella graduatoria di Legambiente. Io credo che io non ho nessuna condanna e né tantomeno nessun rinvio a giudizio, ho diciamo delle attività che sono in corso a seguito di tantissime denunce che mi sono state presentate agli avversari politici, anche da una sorta di condizionamento politico che c'è stato e che c'è in tutte le realtà territoriali, purtroppo in questo momento storico, e sono sicuro che ho chiesto di essere sentito, perché poi voglio dire tutte le valutazioni, ho fiducia nella magistratura che potrà fare le valutazioni al di fuori da questi condizionamenti e che dove ho visto che non ci sono gli elementi per nessuna di queste inchieste che possano portare a dei problemi che riguardano la mia persona. Questo progetto politico che oggi parte giustamente dal capoluogo di regione sarà poi presentato anche nelle altre calabresi? Sì, io adesso diffonderò questa idea dei comitati in ogni realtà territoriale. Chiunque vuole aprire un comitato può farlo, sono dei comitati spontanei che possono aderire a un comitato, diciamo così, regionale che noi abbiamo costituito. Porterò in queste realtà, dovunque mi chiamano, questa idea di progetto di sviluppo che ho in mente e mi confronterò, perché gli strumenti sono questi, da un lato le idee e dall'altro anche l'ascolto delle persone, delle realtà territoriali, insomma degli amministratori, dei sindaci, di chi vuole aderire, diciamo, e chi ha in mente veramente una passione al di là delle accozzaglie, perché abbiamo visto che con questa, le ultime elezioni politiche ci hanno fatto capire che questa idea di mettere tutti insieme per forza le forze politiche su un territorio non ha senso quando non c'è un progetto, quando non c'è un candidato anche credibile. Quindi porterò anche con una formula nuova, perché è stato appena pubblicato un libro sul lavoro che abbiamo fatto a Cosenza, quindi voglio portare anche la dimostrazione di quello che è stato fatto negli anni e unirla a quelle che sono le idee e i progetti per la Calabria. Lo porteremo nelle piazze anche con degli intermezzi musicali, così la serata potrà essere anche più piacevole. Quindi praticamente a prescindere da qual è il colore politico, l'importante è la condivisione delle idee, come ho capito. Sì, i comitati civici sono comitati che esaltano la partecipazione popolare, civica, quelli che hanno interesse e condividono un progetto, condividono anche questa idea di affiancare una persona che si spende per questo progetto di crescita e di sviluppo per il territorio, saranno ovviamente, potranno costituire questi comitati, e nelle città, nelle tante comunità calabresi potranno nascere questi comitati che supporteranno poi, diciamo, questa idea e questo progetto. C'è un fuggi-fuggi, diciamo, a meno sembra che sia un fuggi-fuggi quasi generale, ovviamente guardano molto anche alle sue mosse. E da questo punto di vista non c'è il rischio poi di, insomma, di imbarcare un po' anche di tutto e di più? Come dicevo prima, le accozzaglie non mi piacciono e non sono quelle che possono costituire una novità in un progetto, cioè ci sono solo accozzaglie di potere e spesso anche di opportunisti che in qualche modo pensano all'ultimo minuto di piazzarsi per mantenere la loro poltrona anche in schieramenti diversi. Però voglio dire, io voglio, a prescindere dai partiti, non faccio un discorso legato all'appartenenza di ideologie politiche che in questo momento da un punto di vista territoriale non hanno senso, ma a prescindere dai partiti, chi volesse senza questa idea di opportunismo condividere un progetto ed è credibile, lo condivide perché veramente, voglio dire, ci crede e non perché vuole trovare la sua poltrona assicurata in uno schieramento che magari presume vincente, quello sarà ben accetto. Ovviamente noi non facciamo differenze fra le persone né tantomeno fra le ideologie politiche, sempre che queste, per esempio parliamo di svolta ecologica, la svolta ecologica è stata sempre in Italia appannaggio di partiti politici addirittura afferenti all'area di sinistra. In Europa non è così, in Europa c'è una mentalità ambientalista, ecologica che è molto più strutturata, tant'è che l'Italia è uno degli stati che è meno attento su queste politiche e l'Europa ci fa sempre continuamente attraverso direttive, noi anche sulle discariche per esempio
siamo soggetti ad inflazione europea. E quindi in Europa c'è una mentalità molto più diffusa su questo tema, non va a riferimento ad un partito politico come è stato in Italia. Quindi voglio dire, noi vogliamo aprire questi schemi, non abbiamo schemi mentali, chiaramente ci presentiamo come alternativa ad un progetto politico di sinistra in questo momento in Calabria che è fallimentare, che non ha prodotto nulla, ha lasciato tutto invariato, le lobby rimangono quelle che sono, nei rifiuti, ecco, i comuni sono in mano alle lobby perché la regione non ha prodotto nessun sistema di smaltimento e di trattamento dei rifiuti che è a valle, diciamo, della raccolta. Abbiamo il problema dei trasporti pubblici, è chiaro che in una regione come la Calabria ci vogliono molti investimenti sui trasporti e sulla gestione dei trasporti, perché non possiamo pensare che, voglio dire, in Calabria i trasporti pubblici possano essere orientati a favore delle lobby che gestiscono i trasporti. E così anche nella sanità privata, quindi c'è un lavoro anche da fare che riguarda alcune emergenze che secondo me sono gestite male perché sono appannaggio di un mondo politico che in qualche modo ha tenuto sotto tutela attraverso le clientele e altri interessi anche questi diritti che invece sono essenziali per i cittadini calabresi. Grazie. Grazie. Le ultime azioni. Grazie. Le ultime azioni.